Proseguiamo il percorso alla scoperta della storia della chiesa delle Sante Margherita e Pelagia. Benvenuti ad una nuova puntata di Ti racconto Cremona, in compagnia di Cremona 1 e di CRART, Cremona Arte e Turismo. Iniziamo quindi l'analisi delle immagini da quello che è contenuto e ospitato all'interno dell'aula della chiesa e partiamo dal lato destro nella zona, nell'altare vicino a quello che è l'area presbiteriale. La parte laterale, quindi le pareti dell'aula, sono caratterizzate dall'alternanza tra le paraste di altari che vengono sottolineati da archi a tutto sesto che al loro interno contengono degli affreschi. Giulio Campi, in quello che si trova alle mie spalle, realizza la presentazione di Gesù al Tempio, quindi siamo nelle storie dell'infanzia. E giusto per capire un po' quali sono i riferimenti e risottolineare i riferimenti culturali che Giulio Campi ci propone, non possiamo non notare, soprattutto nell'utilizzo delle persone raffigurate, dei personaggi raffigurati di spalle, di schiena, in movimento, quella attenzione a ciò che dicevamo anche precedentemente, cioè tutto viene molto più umanizzato, viene reso più vicino a chi guarda la scena. Ma questi accorgimenti richiamano allo stesso tempo la cultura emiliana di Correggio, di Parmigianino, o hanno dei richiami anche con la cultura di Giulio Romano a Mantova, cioè tutti riferimenti che abbiamo già indicato in precedenza. Per cui all'interno di questa architettura solennemente delineata, nella cui absidiola superiore si trova anche un elemento iconografico, iconologico importante come quello dell'unicorno rampante, simbolo cristologico, viene raccontata appunto una delle scene che vede protagonista Gesù nei suoi primi giorni di vita. Ma torniamo al discorso fatto precedentemente, tutto l'insieme viene delineato e svolto per esaltare la santità e la divinità della figura di Cristo fin da quella che è la prima parte della sua vita, per poi andare a incastrarsi con gli episodi successivi. In questo notiamo anche quello che è un elemento tipico del lavoro di Giulio Campi, cioè l'uso di un giallo, del giallo che lui utilizza particolarmente, utilizza molto, quasi fosse una sorta di firma. Nell'altare successivo Giulio Campi racconta l'episodio della disputa tra i dottori. È il momento in cui Gesù incomincia a prendere coscienza di sé e a dichiarare anche agli altri, all'esterno, chi è e quale sarà il suo compito e quale sarà il suo ruolo. In questo caso quello che colpisce, al di là sempre della animazione delle figure, la presenza delle figure viste di spalle, che sono comunque qualcosa di innovativo, segno di attenzione comunque alle grandi novità presenti attorno al mondo culturale cremonese, troviamo una bellissima struttura architettonica che contiene la scena di carattere e di stampo bramantesco. Non siamo nuovi a questi episodi, ce ne sono anche per esempio nella chiesa di San Sigismondo. In più abbiamo in questo caso anche un episodio da raccontare dal punto di vista della storia della conservazione di questi affreschi. Avrete già notato anche nel precedente, ma qui è molto visibile, che l'affresco è staccato rispetto alla parete dove dovrebbe essere solitamente alloggiato, frutto dell'attività di restauro degli anni 20 del 1900 voluti dai Lemo Camelli a conservazione di questi elementi decorativi che stavano
degenerando e degradando. Purtroppo anche quel lavoro di strappo ha generato e ha causato dei problemi che nel caso della disputa tra i dottori ci fa perdere completamente la parte inferiore della rappresentazione. E in più ci sono anche delle annotazioni, sempre di colore, chiamiamole in questo caso, e di umanizzazione, nella figura del dottore, del sapiente, che guarda meravigliato e stupefatto questo bambino di 12 anni che parla a loro come se fosse uno di loro e con argomentazioni molto importanti, indossando un bellissimo paio di occhiali. Nell'ultimo altare sul lato di destra, quindi avvicinandoci verso la porta di accesso, troviamo la rappresentazione della predicazione di Gesù sul lago di Genezaret. Quello che colpisce in questa immagine, in questo racconto, teneremo a chiamarlo così, fatto tramite l'uso delle pitture, l'uso delle figure, è la strutturazione della composizione. Oltre all'analisi dei volti, dei gesti, delle posizioni, delle posture delle persone, sempre fatte in maniera attenta e puntuale per generare comunque un senso di vicinanza con la realtà. Ma qui dicevamo, quello che ci colpisce è proprio questa solitudine nella quale viene lasciata Gesù di fronte ad una folla che sembra crollare verso di lui. Sembra che ci sia proprio un moto di attrazione tra la figura di Gesù e quella della gente che è lì ad ascoltare le sue parole, che sembra veramente essere attratta, quasi risucchiata, dalla figura potente, isolata di Gesù, che nel suo stendere la mano riesce comunque a generare una forza e una potenza della parola, anche se questa non è presente. Siamo spostati quindi nella parete opposta rispetto a quella analizzata finora e cominciamo dall'altare primo sulla sinistra, partendo dalla porta centrale. E alle mie spalle potete vedere la rappresentazione della trasfigurazione. Ma per analizzare questa immagine usiamo poche parole e tante immagini, perché dobbiamo fare un raffronto
e questo poi risulterà evidente una volta affiancate le due rappresentazioni con l'opera di Giulio Campi del 1547 nella chiesa delle Santissime Margherite Pelagia a Cremona e quanto fatto all'incirca 20 anni prima, 1518-1520, ultima opera realizzata da Raffaello su commissione del cardinale Giulio de' Medici e oggi conservata alla Pinacoteca Vaticana, a opera anch'essa rappresentante la Trasfigurazione. Chiaramente questa è la fonte usata da Giulio Campi per la sua opera e per la sua attività nella nostra città. Abbiamo lasciato parlare le immagini, sì, però qualche parola comunque conviene spenderla lo stesso. Nel senso che il chiaro riferimento che ha l'immagine realizzata da Giulio Campi nei confronti di quella realizzata da Raffaello ci rimanda ad alcuni punti precisi di questa trasfigurazione, a partire dalla parte superiore, dove la figura del Cristo viene circondata da personaggi, ma allo stesso tempo domina nella sua solitudine della elevazione della ascesa. E poi troviamo anche alcuni elementi particolari che vengono ripresi e desunti in maniera puntuale dall'immagine di Raffaello, anche se poi collocata e posizionata in una maniera differente, come l'uomo che si trova in questo caso nella trasfigurazione di Giulio Campi, nella parte in basso a destra, in quella di Raffaello invece nella parte in basso a sinistra, che regge, o meglio che si appoggia e ha tra le mani un testo che comunque ha vicino a lui un libro. Ci dobbiamo porre una domanda a questo punto: ma come è possibile che gli artisti conoscano tra di loro il lavoro fatto da altri anche se realizzato per committenze e quindi anche per luoghi lontani, distanti da quello che è l'ambito del lavoro, in questo caso del nostro Giulio Campi? Beh, per rispondere a questa domanda dovremo aspettare ancora un attimo e arrivare alla fine della descrizione del lato sinistro della chiesa delle Sante Margherite e Pelagia, perché in quel caso arriveremo a dare un ulteriore esempio molto puntuale di riferimento, ma allo stesso tempo anche molto pratico, per capire come le immagini circolano durante questo periodo in maniera così massiccia, al punto tale da non avere a che fare con l'originale, ma con, e poi vedremo che cosa, che diventano gli esempi attraverso i quali l'arte di Raffaello, in questo caso, arriva a Cremona.
Dopo la trasfigurazione, nell'idea, nel progetto di Marco Gerolamo Vida, realizzato poi in immagini da Giulio Campi, c'è da esaltare uno dei momenti di miracolo che precedono quella che poi sarà l'inizio della passione. Stiamo parlando della risurrezione di Lazzaro, che è sicuramente un episodio molto di impatto per quanto riguarda l'esaltazione della figura di Cristo, come è nel testo della Cristiade, che abbiamo detto essere il filo conduttore che lega tutto ciò che è rappresentato all'interno della chiesa delle Sante Margherita e Pelagia. Quello che colpisce di questa immagine è innanzitutto l'ambientazione. La storia è notissima, quindi al centro si vede Cristo che sta ridando la vita al suo amico Lazzaro, del quale viene esaltato il pallore della situazione che dalla quale viene salvato, che era quella della morte. Ma dicevo, alcune cose che colpiscono: una, l'ambientazione, che è un'ambientazione puramente classica, tipico del Rinascimento, recuperare quelli che sono gli elementi o architettonici o decorativi dell'epoca classica nel quale inserire e introdurre le immagini realizzate. Ma qui c'è anche un ulteriore elemento: non c'è solo la formazione classica di Marco Gerolamo Vida e la capacità di resa classica di Giulio Campi. Sicuramente c'è anche il senso dell'ambientazione, di un cambiamento che va a contrastare quello che doveva essere cambiato. Per cui in questa scena, nella parte superiore, noi troviamo la rappresentazione di un tempio sulla quale vengono esaltate e messe in rilievo anche delle figure in statua che sono chiaramente collegate e collegabili alla cultura pagana e alla religione pagana. Un po' come a sottolineare il cambiamento e la grande novità che rappresenta comunque la figura di Cristo, dove gli idoli pagani iniziano ad essere messi in secondo piano, quindi ci sono, esistono perché la cultura li aveva generati, ma vengono progressivamente messi in secondo piano per esaltare l'arrivo della figura del Salvatore, la vita nuova che vince su quello che è da superare, su quello che non esiste, non c'è, che era bello da vedere, ma si fermava solo ed esclusivamente lì. Un altro elemento molto interessante è la gestualità e la mimica, per cui queste figure, soprattutto quelle centrali, l'abbiamo visto nella disputa tra i dottori, nella predica sul lago, e lo vediamo anche in questo caso. C'è proprio un'esaltazione della gestualità della figura del Cristo, soprattutto con le mani, che si fanno apertura, ma allo stesso tempo sono segno e sono simbolo di un intervento e di una azione. La grande quantità di immagini e la ricchezza dei contenuti legati alle stesse nella chiesa delle Sante Margherita e Pelagia per ora ci impongono di fermarci qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Ti racconto Cremona, sempre in compagnia di Cremona 1 e di CRART, Cremona Arte e Turismo.
rivedere questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.